Il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito in campagna con il 33,86%, seppur in netto calo rispetto al 54,5% che aveva raggiunto poco più di un anno fa le politiche del 2018. I grillini si confermano primo partito anche in provincia di Salerno, dove però il comune capoluogo non tradisce il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, e conferma di essere la roccaforte del PD. In generale, ma anche in campagna, impressione il risultato conseguito dalla Lega di Matteo Salvini, che arriva al 19,20%, facendo registrare un incremento notevole rispetto a quanto emerse dagli scrutini di poco più di un anno fa. Rispetto a quei risultati è in ripresa il PD, che passa dal 12% del 2018 al 19%, ma resta dietro il partito di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno è stato il candidato più votato in assoluto ed anche in provincia di Salerno. Il suo nome infatti è stato scritto da oltre 29.000 elettori, portando il vice premier al primo posto. La Lega Salernitana ha sostenuto in massa anche Lucia Vuolo, che ha buone possibilità di essere eletta perché si trova in quarta posizione nella circoscrizione meridionale, mentre il rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, si è fermato all'ottavo posto. In provincia di Salerno, Tommasetti è terzo con 9.804 voti. 23.000 elettori hanno invece espresso nel Partito Democratico la loro preferenza per Franco Roberti, l'ex capo della Direzione Investigativa Antimafia Nazionale, attualmente assessore alla sicurezza della Regione Campania. Roberti, nella circoscrizione meridionale, conquista 135.000 voti e l'accoppiata con l'ex consigliera regionale Anna Petrone trascina la stessa 18.000 preferenze, 3.000 in più di Silvio Berlusconi in Forza Italia, il cui partito si afferma al 12%. Nel partito degli azzurri, uno dei volti noti, Antonio Elardi, si è fermato a 3.226 voti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni conquista il 5,82%, svettano le preferenze per la leader nazionale 12.847, ma anche per Carmela Lescigno 11.997, che si è posizionata davanti al battipagliese Ugo Tozzi. Nei 5 Stelle testa a testa tra Vito Avallone ed Enrico Farina, mentre l'uscente Isabella Di Nolfi si è fermata un soffio dalle 9.000 preferenze. Niente da fare invece in più Europa per l'ex rettore Pasquino, che si ferma a 4.668 voti. Dando uno sguardo più in generale ai risultati a livello nazionale, i primi verdetti delle elezioni europee parlano degli sconfitti, quelli cioè che falliscono l'aggancio alla soglia di sbarramento del 4% e quindi non hanno seggi. Più Europa, la sinistra Europa Verde, la Lega con il 34% ottiene un risultato storico, il PD passa dal clamoroso 40% delle europee renziane al 22%. L'astensionismo pesa sul risultato del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 17%, alle politiche aveva il 32,7%, alle ultime europee il 21,2%. Berlusconi non riesce nel miracolo di resuscitare Forza Italia, che sprofonda sotto quota 10%, netta la crescita di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 6,47% su base nazionale.